Buongiorno care bambine e cari bambini, sono Stefania del Teatro Colla di Milano, una compagnia che fa spettacoli con marionette bellissime e attori bravissimi. Oggi sono qui per raccontarvi le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, una storia molto famosa da cui noi del Teatro Colla abbiamo tratto uno spettacolo di grande successo. Quando ho scelto di recitarvi questa storia, ho pensato che avrei anche potuto darvi qualche suggerimento di teatro, in modo che anche voi possiate realizzare il vostro spettacolo teatrale. Per questo motivo ho scritto per voi un copione, vale a dire il testo della storia con le parti di tutti i personaggi. Voi potete fare come me, interpretare tutti i personaggi da soli, oppure formare una vostra piccola compagnia teatrale invitando amiche e amici e ciascuno avrà la sua parte. Noi usiamo gli attori e le marionette, voi potete fare gli attori oppure animare i vostri giocattoli, i vostri pupazzi, le vostre bambole o addirittura oggetti che trovate in casa. Sì, care bambine, cari bambini, il teatro è un gioco bellissimo che dà grande spazio alla fantasia e all'immaginazione. Per cui potete fare un po' quello che vi pare. Che ne dite? Andiamo in scena? La prima scena del nostro e del vostro spettacolo ha luogo in un bellissimo giardino all'inglese. Ci sono Alice, la nostra protagonista, e sua sorella maggiore, una ragazza molto studiosa e, a dirlo in confidenza, anche un po' noiosa. Sta leggendo un libro sulla storia del teatro inglese. La storia del teatro inglese non riguarda esclusivamente gli autori e i testi, ma abbraccia la tradizione drammatica nella sua totalità. Alice, naturalmente, è molto molto annoiata e scignotta un pochino la sorella. Davvero? Oh, non mi dire! Alice, non essere irriverente verso la storia del teatro inglese ha un'importanza fondamentale nella tua educazione. Non sono irriverente, sono solo terribilmente annoiata. Cosa può esserci di tanto educativo in un libro senza figure né dialoghi? A questo punto, ecco irrompere in scena il coniglio bianco. Corre, 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 corre! Arriverò in ritardo, in maledetto, maledettissimo ritardo! Povero me, povero me! Alice è molto incuriosita. Ehi, signor coniglio bianco, ehi! Oh, povero me, arriverò in ritardo, in maledetto, stramaledettissimo ritardo! E si infila in una buca profonda del giardino. Alice lo insegue. Ehi, signor coniglio bianco, signor coniglio bianco! Beh, non te la prendere così male. Si sa, noi inglesi siamo molto puntuali. Oh, non è il caso di farne una tragedia. Signor coniglio bianco? Signor coniglio bianco? Poi le torna in mente la noiosissima sorella. Credo proprio che abbia un'importanza fondamentale per la mia educazione. Inseguire il coniglio bianco e scoprirne la destinazione. E Alice si tuffa nella tana del coniglio gridando: signor coniglio bianco, signor coniglio bianco, ehi, aspettami, sto arrivando. E così la nostra Alice precipita nella tana all'inseguimento del signor coniglio bianco. La scena si svolge in una stanza che ha una vetrata su un magnifico giardino. In un angolo della stanza c'è un tavolino e sopra è sdraiato un grosso micio soriano che sorride in modo molto particolare.
La nostra Alice è appena arrivata nella stanza. Si guarda intorno incuriosita finché scorge il gatto. Toh, guarda! Buongiorno, signor gatto. Ti prego, dimmi, perché sorridi a quel modo? E il gatto? Sono un gatto del Cheshire. Ecco perché. Non sapevo che i gatti del Cheshire sapessero sorridere. Tu non sai un granché, e questo è un fatto. Micio bello del Cheshire, sai dirmi a che latitudine o longitudine ci troviamo? Non che io sappia cosa siano la latitudine o la longitudine, però mi sembrano delle belle importanti parole da dire. Tu non sai proprio un granché, e questo è un fatto. Micio bello del Cheshire, dimmi almeno se ci troviamo in Australia, o forse addirittura in Nuova Zelanda. Tu non sai decisamente un granché, e questo è un fatto. E il gatto scompare. Al suo posto compare una bottiglia. Toh, guarda! È la prima volta che mi imbatto in una bottiglia con scritto «Bevimi!» D'accordo, ti bevo. Ah no, prima devo leggere che non ci sia scritto «veleno». Perché ne ho ascoltate di storie di bambini che finiscono in modi molto poco piacevoli. E tutto questo perché bevono da bottiglie con scritto veleno. No, non c'è scritto veleno da nessuna parte. E dunque, mia cara bottiglia, io ti assaggio. Detto fatto, Alice stappa la bottiglia e ne beve tutto il contenuto. Glu 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 glu. Buona! Buonissima! Allora, sa di un misto di torta di ciliegie, crema, ananas, ragazzi, tacchino arrosto, caramella mu e anche crostino spalmato col burro. Oh, ma... Oh, oh, che strana sensazione! Ma che mi sta succedendo? Di certo... Oh, sì! Mi sto rimpicciolendo! Ma di quanto? Come... una formica o magari come un topolino. Tu non sai assolutamente un granché, e questo è un fatto. Addio carina, vado dalla regina, c'è un'importante partita di croquet, se ti va. Ci vediamo là. Bye bye. E il gatto scompare ancora una volta, lasciando Alice nella disperazione. Povera me. Come sono cambiata. Vediamo se ricordo le cose che sapevo ieri. Cominciamo con le tabelline. 5 per 5 fa 17. 17 per 35 fa 470. Ma cosa sto dicendo? Forse andrà meglio con la geografia. Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma. Ma no, è tutto sbagliato. Povera me, povera.
e Alice comincia a piangere e le sue lacrime creano un grande mare salato ai suoi piedi. Alice è costretta a nuotare per raggiungere la riva. E voi che dite? Riuscirà a farcela da sola? Qualcuno arriverà in suo soccorso? Forse il coniglio bianco oppure il gatto del Cheshire? Chi lo sa? Lo scopriremo la prossima volta. Care bambine e cari bambini, vi mando un grosso bacio e vi aspetto mercoledì per la seconda puntata delle avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ciao!